Dicevamo allora che siamo arrivati a capire come funziona un po' l'acquisizione del diritto, la differenza, insomma, tra prova, aspetto probatorio e acquisizione in senso proprio del diritto. Adesso facciamo un passo leggermente avanti e andiamo un po' più a dettaglio a capire quali sono i diritti che vengono acquisiti. Qui siamo, se ci avete fatto caso, no? Nel nostro schema iniziale, quello sul lato degli utilizzatori, lato dei titolari di diritti, vedete che ci stiamo concentrando molto sul lato titolare dei diritti. E ho notato che comunque stimola la, no, curiosità, perché tutti voi siete comunque autori, siete persone che creano contenuti, quindi volete sapere come funziona. Qua abbiamo uno schema che, diciamo, in un colpo d'occhio ci fa capire quali sono tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore italiana. Diciamo, ci fa capire qual è l'organizzazione ad albero dei diritti. E vedete che lì in alto c'è una prima dicotomia tra diritti tipo personale e diritti tipo patrimoniale, che insomma è abbastanza emblematica e rappresentativa dell'approccio che ha la legge italiana sul diritto d'autore, che è figlia del modello francese e non figlia del modello anglosassone, anglo-americano, no? Perché da noi abbiamo appunto una parte che è come dire, tutela l'opera creativa anche su un piano reputazionale e morale, cioè crea un legame, queste norme, quelle che vedete qua, i principi che adesso vedremo qua a sinistra, creano un legame tra l'autore e le sue opere che non è tanto di carattere economico, cioè non mira tanto a una questione di remunerazione, ma ha una questione morale di rispetto della sua personalità come autore, della sua reputazione come autore. E vengono chiamati infatti più comunemente diritti morali d'autore, sono, vedete, diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità e alla reputazione dell'autore. Guardate che le due paroline magiche, inalienabili e inestinguibili, da un punto di vista giuridico creano una marea di fra virgolette, problemi o anche di interrogativi, potremmo dire. E come vi spiegherò dopo in un'altra slide, questo è il motivo per cui io in quella slide dico che dell'autore in Italia è difficilissimo liberarsi, no? Cioè, anche pagando tutte le somme che volete, anche facendo firmare tutte le liberatorie che volete, essendo questi diritti inalienabili e inestinguibili, io difficilmente mi tolgo di torno l'autore, e quindi se sono editore, produttore, se sono, diciamo, dalla parte di quelli che devono farsi dare i diritti, è una scocciatura. Se sono autore, in realtà è un gran punto di forza. Ok? Perché? Perché l'autore sa che anche quando ha rinunciato a tutti questi, a tutti i suoi diritti di tipo patrimoniale, ha sempre un minimo di legame, un aggancio che è sul piano reputazionale personale. Dopo vi spiego meglio. E il fatto che siano inestinguibili significa che una volta morto l'autore, questi diritti passano ai suoi eredi e i suoi eredi possono continuare ad esercitarli. Quindi ancora oggi ci sono, che ne so, gli eredi di Giuseppe Verdi che agiscono, che possono agire, poi non è che succeda così frequentemente, però possono agire in giudizio per tutelare, per evitare che vengano fatti, ad esempio, utilizzi impropri e svilenti della reputazione dell'autore, di Giuseppe Verdi, delle sue opere, quindi della Ida, della Traviata e via dicendo. Dall'altra parte dello schema abbiamo invece i diritti tipo patrimoniale, quelli che hanno una valenza appunto patrimoniale, legata al patrimonio, quindi un chiaro collegamento economico, cioè servono per permettere agli autori e ai loro aventi causa e ad altri soggetti che anche se non sono autori, partecipano al processo, diciamo, creativo, permettono loro di pagare il mutuo, pagare l'affitto, fare la spesa, cioè permettono di ottenere una remunerazione economica dalla loro attività creativa, dalla produzione e la diffusione e utilizzo delle loro opere. Ok, come vedete sono divisi in tre grandi categorie: i diritti di utilizzazione economica degli autori, questi sono chiamati anche diritti d'autore in senso stretto, perché in senso lato sono tutti diritti d'autore, ma no, quando noi parliamo di diritti d'autore, di cessione dei diritti d'autore, cioè, sono sempre questi, perché questi diritti morali non possono essere ceduti, quindi difficilmente si può parlare di una cessione dei diritti d'autore morali. Si
ma si parla sempre di una cessione di diritti d'autore di carattere economico. Questi sono quelli che durano 70 anni dalla morte dell'autore e sono alienabili e scomponibili indipendenti l'uno dall'altro. Vuol dire che l'autore può scegliere di cedere o tutti in blocco, come nella maggior parte dei casi succede, oppure decidere di cederne solo alcuni, oppure alcuni ad un soggetto, altri ad un altro soggetto, e questi durano 70 anni dalla morte dell'autore. Quando parleremo dopo di pubblico dominio, torneremo su questo concetto, però viva Dio, il diritto d'autore è molto ingombrante, ma non è eterno, e quindi a un certo punto scade, no? L'abbiamo già detto nella nostra slide, quella con lo schema orientativo del nostro corso. E quindi, dopo 70 anni dalla morte dell'autore, anche gli eredi non hanno più modo di remunerarsi, di avere controllo dal punto di vista economico delle opere dell'autore. Nell'altro schema, l'altra gamba dello schema, ci sono i diritti connessi. I diritti connessi sono, perché non sono in un'unica, diciamo, gamba dell'ultimo ramo dell'albero, ma perché sono diritti di altri soggetti, cioè non sono degli autori, ma sono di altri soggetti che partecipano al processo creativo. Dopo li vediamo meglio, sono ad esempio i produttori discografici, i produttori cinematografici, oppure gli artisti interpreti ed esecutori, cioè i cantanti, i musicisti che suonano e interpretano, gli attori, no? DiCaprio, Julia Roberts, Brad Pitt, cioè quelli che interpretano una sceneggiatura che è di un altro. No, come quasi sempre succede, e che però sono soggetti che hanno una componente, un ruolo fondamentale nella realizzazione di un'opera. Cioè, nell'opera cinematografica spesso io vado a vedere un film, no, perché c'è l'attore che mi piace, magari non mi interesso di chi ha scritto la sceneggiatura o di chi ha scritto il soggetto o di chi è il regista, che sono i veri autori di un film, ma vado a vedere il film perché c'è appunto Julia Roberts o c'è Natalie Portman, mi piacciono queste attrici qua, e via dicendo. Ultima gamba dello schema, diritto sui generis, l'abbiamo già un po' citato prima, è quel diritto che diciamo, entra in gioco con le banche dati non creative, cioè quelle banche dati che hanno richiesto un rilevante investimento, vedete, per la loro realizzazione, ma che non sono un'opera creativa perché sono organizzate secondo criteri non creativi ma compilativi. Ma per il fatto che realizzarle richiede un rilevante investimento, il legislatore europeo, perché questo diritto è figlio di una direttiva europea del 96, del 1996, ha deciso di accordare comunque una tutela, che è una tutela talmente diversa da quella che diciamo fino a quel momento il diritto sulla proprietà, della proprietà intellettuale aveva visto, che è stata chiamata diritto, che è stato chiamato diritto sui generis, cioè proprio sui generis nel senso che è a sé, è un mondo molto a sé. E come vedremo appunto non è neanche, è un diritto che non nasce neanche in capo all'autore, non si usa nemmeno la parola autore, ma si usa la parola costitutore di banca dati. Proprio per distinguerlo dagli autori, da coloro che hanno invece un ruolo autorale vero e proprio, creativo e quindi sono titolari di diritti d'autore. Come già detto, su questa parte ce l'abbiamo alla fine del pomeriggio e ci torniamo dopo. Nelle slide successive ho semplicemente i tre, scusate, i quattro, i quattro, diciamo, gambe di questo schema, con l'ingrandimento, diciamo, con il livello di dettaglio ulteriore. Forse è un po' troppo per oggi, nel senso che ve li lascio per vostro approfondimento. Però ad esempio, ecco, ve ne cito alcuni giusto per fare gli esempi, no? Sul piano dei diritti morali, come abbiamo detto, uno è il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè l'autore ha sempre il diritto di rivelarsi, di chiedere che il suo nome venga collegato all'opera, no? Quindi questo forse risponde un po' all'esigenza che abbiamo detto prima di una vostra collega, no? Che diceva, insomma, è un diritto morale, cioè se qualcuno, che non è tanto legato alla citazione, è il fatto che se uno ripubblica e utilizza una tua opera, quindi fa ad esempio il remix di un brano musicale, utilizza utilizza un tuo articolo scientifico per fare un video divulgativo, no? Quindi non è solo un discorso di ho citato tre righe di quel video,
ma ho basato tutto il video sul tuo articolo. Quindi quello è chiaramente un'opera derivata, una rielaborazione in un'altra forma espressiva del tuo articolo, e quindi devi citare. Quindi si va a toccare un aspetto anche morale e reputazionale, oltre al discorso della violazione dei diritti, quelli di carattere economico, se uno non ha chiesto il permesso, non ha pagato, diciamo, quanto deve pagare all'autore per poter avere questo diritto. Altri esempi. Non so, il diritto che abbiamo detto prima, parlando di Giuseppe Verdi, qualcuno che prende la marcia dell'Aida e la trasforma in cambia il testo e lo fa diventare un inno di un partito neofascista, neonazista, no? Chiaramente quello è un utilizzo che viola la reputazione dell'autore. Perché? Perché Verdi, insomma, è un autore del romanticismo legato forse no, utilizzato dagli eroi del Risorgimento, tutto quello che volete, ma non certo nazionalista nel senso che intendiamo noi oggi, e quindi difficilmente si può pensare di storpiare un suo brano, una sua opera per un contesto, per un utilizzo del genere. Quindi gli eredi potrebbero agire su un piano di carattere appunto morale e reputazionale. Vi cito solo questi perché vabbè, sono quelli che più entrano in gioco. C'è il diritto di utilizzazione economica, abbiamo detto, che l'abbiamo già descritto, è quello che dura 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, sottolineo, non solo dell'autore, perché a volte le opere si fanno in più persone, in più autori, quindi bisogna aspettare che muoiano tutti per iniziare a contare i 70 anni. Ok, quindi Lennon McCartney, autori dei principali brani dei Beatles. Uno è morto nell'80, quindi John Lennon potrebbe cadere in pubblico dominio nel 19, scusate, nel 2051. Sono i 70 anni più l'anno, diciamo, si conta sempre l'anno intero, quindi si arriva al gennaio, al 1° gennaio dell'anno successivo, quindi 2051. Ma sulle canzoni dei Beatles non funziona, funziona solo sulle canzoni che sono di John Lennon. Ok? Perché? Perché le canzoni dei Beatles sono firmate quasi sempre a due, e quindi bisogna aspettare che muoia anche Paul, e si contino i 70 anni dalla morte sua, anche a favore degli eredi di John Lennon. Ok? Quindi gli eredi di John Lennon sono i primi a augurare buona salute e lunga vita a Paul McCartney, e io mi accodo a loro perché, insomma, mi auguro che possa campare per altri 30 anni il buon Paul. Però ecco, questi sono, vedete, il diritto, basta leggere, sono abbastanza semplici da comprendere, no? I diritti che in mano un autore quando crea le sue opere, automaticamente, l'abbiamo già spiegato prima, sono questi: il diritto di pubblicare l'opera, di riprodurla, di trascriverla, quello che dicevamo prima, no? Qualcuno che sbobina questa mia lezione tocca questo diritto qua. Ho io il diritto di trascrizione di quest'opera. Il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, cioè un diritto che entra in gioco tutte le volte che c'è un'esecuzione in pubblico di un'opera. Quindi quello che si paga alla SIAE, quell'esempio che abbiamo fatto prima, no? Io sono un musicista e voglio che la SIAE vada a battere cassa, fra virgolette, tutte le volte che in una discoteca, in un pub, in un piano bar viene suonato il mio brano musicale, no? È questo, l'articolo 15. Poi c'è il diritto di comunicare al pubblico l'opera, di metterlo a disposizione del pubblico, che è un diritto che entra in gioco ormai quasi sempre, perché è quello legato a internet sostanzialmente, lo streaming, il mettere su un server e lasciare che un soggetto possa acquisire l'opera quando vuole, attraverso appunto lo download o la fruizione online. Il diritto di distribuzione, articolo 17, il diritto di farne, vedete, l'articolo 18 comprende tre diversi diritti che sono comunque legati alla rielaborazione, alla modificazione dell'opera, cioè il tradurre, cioè il diritto di tradurre l'opera in un'altra lingua, oppure di modificarla e elaborarla in un'altra forma espressiva, quindi il remix, oppure il realizzare un'opera teatrale da un romanzo o un'opera cinematografica da un romanzo. Sono tutti diritti che rimangono in mano all'autore, no? La Rowling ha autorizzato e si è fatta pagare fior di quattrini per fare i film di Harry Potter tratti dai suoi romanzi, ok? Quindi diventa coautrice addirittura. Infatti, in locandina nei film vedete la Rowling come coautrice, perché è autrice del soggetto. Diritto di pubblicare l'opera in raccolta, cioè avete anche la possibilità di scegliere o non scegliere che il vostro saggio, il vostro articolo, il vostro racconto
venga raccolto in una monografia, in una raccolta, in un'antologia, no? Questo è un diritto che potete scegliere di accordare o meno. E poi c'è il diritto di fare a noleggio delle opere, vabbè, poi c'è un diritto strano di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti che richiederebbe un ragionamento a sé. Infine abbiamo i diritti connessi, che scusate, ho saltato la slide velocemente, i diritti connessi. La quarta gamba dello schema, come vi ho detto, non la vediamo adesso perché la vediamo bene dopo. Però i diritti connessi sono diritti che hanno un peso non da poco, non indifferente nel mercato delle opere creative. Perché, come vi ho detto prima, l'esempio dei produttori discografici o degli attori, no? Sono spesso i soggetti che hanno anche il guadagno maggiore, no? Cioè, in un film in cui il regista è sconosciuto, la sceneggiatura è magari anche un po' una ciofeca, è abbastanza leggera, ma c'è Julia Roberts ed è solo la sua presenza traina il film, e chiaramente Julia Roberts sarà quella che all'interno dei vari, tra i vari soggetti che hanno partecipato alla creazione del film sarà quella più pagata, no? E quindi si chiamano diritti connessi, ma non sono minori, cioè come importanza, non sono i fratelli piccoli, i fratelli minori, i fratelli poveri dei diritti d'autore. Addirittura ci sono situazioni in cui pesano di più. Anche nel discorso produttore cinematografico e produttore fonografico, spesso il produttore è colui che ha le redini di come deve essere realizzato un disco o un film al cinema, e quindi è anche colui che poi decide di che morte deve morire un film, dove deve essere distribuito, come deve essere promosso e via dicendo. Ok? I diritti relativi alle emissioni radiofoniche e televisiva, cioè che sono diritti autonomi delle televisioni o delle radio, al di là dei diritti degli autori dei vari programmi, no? In un programma televisivo ci sono gli autori, ma sopra c'è anche questo strato di diritto connesso che è il diritto dell'emittente, della rete televisiva o della rete radiofonica. Ce ne sono altri che interessano, ecco. Qua interessano più voi, cioè chi fa attività nell'ambito letterario, archeologico, storico, perché vedete sono diritti relativi, guardate, e a opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, cioè è un caso un po' particolare. Si viene rinvenuto un manoscritto, un documento di un autore famoso che però è morto da più di 70 anni. Quindi non c'è più un copyright, non c'è più un vero diritto d'autore perché è caduto in pubblico dominio. Allora, per incentivare la diffusione e la pubblicazione dell'opera, il legislatore ha creato questo diritto che va a favore di colui che cura, che ha trovato l'opera e la cura, la ripubblica. Ok? E non è un diritto d'autore, perché il diritto d'autore in realtà sarebbe dell'autore, ma è un diritto connesso, cioè che funziona in modo un po' diverso. Facciamo un esempio. Non so se siete stati, qualcuno di voi è stato al Vittoriale, io ci sono stato più volte, di cui una anche recentemente, posto favoloso. All'interno del Vittoriale spostano, per fare delle ristrutturazioni, spostano un mobile e salta fuori un quaderno, un epistolario di D'Annunzio, che non era mai stato trovato fino a quel momento. Ovviamente è un'opera che ha un valore sia letterario che storico che commerciale mostruoso. Cosa succede? Che se io non ho un copy, non ho la possibilità di applicare questo diritto, la Fondazione Vittoriale cosa fa? Prende questo bel documento, lo mette in una teca e fa pagare il biglietto alle persone per andarlo a vedere, no? Se invece esiste un diritto come questo, la Fondazione Vittoriale ha un incentivo economico a pubblicarlo, a metterlo a disposizione del pubblico. Capite qual è il ragionamento e come funzionano questi diritti? E quindi è a favore di tutti, cioè prima solamente i fortunati che potevano andare al Vittoriale fisicamente a vedere il documento lo potevano vedere, adesso invece grazie a questo diritto l'opera può essere messa a disposizione e c'è un meccanismo, diciamo, virtuoso di remunerazione economica che permette la sua pubblicazione. Poi ci sono i diritti, anche articolo 85 quater, diritti relativi alle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio. L'esempio che abbiamo fatto prima: vogliamo fare l'ennesima edizione critica della Divina Commedia oppure dello Zibaldone oppure no?
delle novelle di Verga, sono opere cadute in pubblico dominio, lo posso fare, ma in quanto curatore di questa edizione critica non ho un vero diritto d'autore, perché l'opera è di Verga, è di Dante, ma io ho semplicemente, diciamo, ci ho vestito attorno una serie di... magari l'ho aggiustata, ho trovato che c'erano degli errori nelle traduzioni, che c'erano dei buchi, poi in realtà è stato trovato un manoscritto che tappa quel buco, e quindi io sono quello che ci mette le mani e riorganizza l'opera. Tutti questi lavori sono di carattere creativo, fra virgolette, ma non mi qualificano come autore, mi qualificano più come curatore delle edizioni critiche, quindi ho un diritto connesso, non un vero diritto d'autore. Poi abbiamo i diritti relativi alle edizioni, ai bozzetti di scene teatrali, non so se vi interessano. I diritti relativi alle fotografie li trattiamo adesso, quindi lasciateli un attimo lì da parte. I diritti relativi alla corrispondenza epistolare, interessantissimo anche questo per chi fa l'archivista, no? Perché nelle corrispondenze epistolari, che non sono opere, cioè le corrispondenze epistolari non sono opere destinate alla pubblicazione, sono epistolari, quindi sono scritte per uso privato, no? A volte ci sono anche dei, insomma, si parla anche di vicende che sono molto private, quindi l'epistolare di Tizio che è in carcere, che scrive a sua mamma che è in ospedale, no? Dal punto di vista della privacy, per chi si occupa di privacy, creerebbe una serie di interrogativi, perché insomma, dati super sensibili, no? Come si diceva una volta, perché si tratta di questioni affettive, si parla di questioni, convinzioni religiose, si parla dello stato di salute di una persona. Però se l'epistolare è di appunto di Leopardi, ha un interesse ovviamente letterario mostruoso, e quindi secondo alcune regole che sono qua contenute nell'articolo 93 e seguenti è possibile pubblicarlo. Ci sono poi i diritti relativi al ritratto, che sono i diritti, cosiddetti anche diritti d'immagine, vengono chiamati diritti d'immagine, cioè i diritti di soggetti che prestano la loro immagine, cioè che si fanno ritrarre, e ci sono ancora, nel senso che sono i fotomodelli, le fotomodelle, i testimonial della pubblicità. Io vado in metropolitana e vedo questa mega fotografia con Cristiano Ronaldo che fa vedere la scarpa, la nuova scarpa della Nike, no? O che ne so, e ovviamente il diritto d'autore in quella foto non è di Cristiano Ronaldo, il diritto d'autore è del fotografo che ha scattato la foto, quindi il copyright, il diritto d'autore in senso proprio è dell'autore della fotografia, che probabilmente nessuno sa chi è, perché è un fotografo magari anche bravo, professionista, ma che non ha, cioè che è stato pagato, ma che non mette il suo nome in senso proprio sulla foto. A metterci il nome è colui che mette la faccia in realtà, cioè Cristiano Ronaldo, che viene pagato ovviamente 100 volte quello che è stato pagato, o 50 volte quello che è stato pagato il fotografo che ha scattato la foto. Perché? Perché lì c'è un diritto che è una cosa a sé, che è il diritto d'immagine, il diritto di ritratto, che appunto entra in gioco in alcune situazioni. Poi ci sono i diritti relativi ai progetti di lavoro di ingegneria, che non credo che in questa sede interessino. Come vedete, quindi il nostro diritto d'autore è molto ingombrante, molto più ingombrante di quello che voi potevate immaginare. Cioè, già il fatto che abbiamo una dualità tra diritto di tipo personale e diritto patrimoniale aggiunge non pochi problemi, non poche criticità dal punto di vista giuridico, soprattutto questa cosa che sono inalienabili e inestinguibili i diritti morali. Poi ci torniamo. Ma il fatto che esistano non solo i diritti degli autori, ma di tutta una serie di soggetti che io mi devo ricordare di tenere presenti. No? Faccio un classico esempio. Carico un video, magari anche molto banale, cioè il video della cresima di mio nipote che ho fatto io col cellulare anche brutto, mosso, però lo voglio mettere su YouTube per farlo vedere a tutti i parenti, ovviamente avendo acquisito tutte le autorizzazioni da parte dei genitori, dei bambini ripresi, via dicendo, ma quello è un altro piano, è quello del piano del punto del diritto d'immagine e della privacy, però ci carico questo video e ci metto sotto un brano musicale, perché dico, mi sembra un po' tristino fare vedere la scena lì della comunione o della cresima senza un brano musicale in sottofondo. E allora ci metto sotto, dico, vabbè, onde evitare di avere problemi di diritto d'autore, ci metto, che ne so, ci metto Mozart, ok? O Beethoven. Vabbè, Mozart, Beethoven sono morti ampiamente più di 70 anni, chi potrà mai rompermi le scatole sul diritto d'autore? Carico il video
e YouTube mi dice: attenzione, il video che stai caricando ha fatto accendere una lucina nel nostro software, ci fa notare che c'è un problema di copyright perché la traccia musicale è tutelata. E voi direte: ma come? Come? Adesso l'avete capito come? Perché ci sono i diritti connessi. Cioè, anche se è Mozart qualcuno l'avrà suonato e qualcuno l'avrà registrato. Quindi in quel brano musicale di Mozart, che io utilizzo come sottofondo, sicuramente non c'è un copyright di Mozart e dei suoi eredi, ma sicuramente c'è un diritto connesso del produttore, quello c'è sempre sui dischi, a meno che io sia andato a prendere una registrazione degli anni 60, 50 forse, in cui sono scaduti anche i diritti del produttore, e poi ci sono i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, cioè del direttore d'orchestra, dei violinisti, cioè di quelli che almeno hanno le parti principali all'interno dell'orchestra, dei cantanti, non so se c'è Pavarotti che canta, no, o la Callas, ci sono i diritti anche di questi qua. Ok? E quindi, come vedete, il diritto d'autore è molto, il copyright inteso in senso più ampio, è molto più ingombrante di quello che si può immaginare da un punto di vista, diciamo, ingenuo, che, ripeto, a seconda di dove siamo, di qual è il lato da cui lo guardiamo, può essere un vantaggio o uno svantaggio. In ottica utilizzatori è sicuramente uno svantaggio, perché dobbiamo tenere in considerazione tutta una serie di soggetti che magari fino a quel momento non avevamo nemmeno immaginato. Se siamo creatori di contenuti, magari insomma, è utile, no? Cioè, adesso avete scoperto che se vi fate ritrarre in una foto, avete il diritto di chiedere un compenso per quel ritratto. Se curate un'edizione critica, avete un diritto che è apposito per le edizioni critiche, e via dicendo. Quindi, a seconda di come la si guardi, il rovescio della medaglia può essere a favore o a sfavore nostro. E arriviamo ecco, questo è normalmente dove io pongo questa slide, che nel corso di oggi l'abbiamo visto all'inizio, però ecco, io normalmente la metto qua perché è la giusta, come dire, il giusto compimento. Abbiamo visto quanto è ingombrante il diritto d'autore, abbiamo visto quanto, cioè come scatta la tutela, cioè con una sorta di automatismo con la semplice creazione dell'opera, e capiamo perché allora dobbiamo considerare il copyright come un closed by default, cioè come un tutto è tutelato. Cioè, come regola generale, tutto è tutelato tranne ciò che sono sicuro essere fuori dalla tutela, che è esattamente il contrario di quello che molti pensano, no? Cioè, ah, vabbè, se non c'è scritto nulla e se è su internet, allora lo posso utilizzare. Cioè, sono sicuro che anche qualcuno di voi è caduto in questo equivoco. E sto parlando di una platea, no? Di gente che ha una, come dire, solo per il percorso di studio che state seguendo, una sensibilità molto più alta della media. Pensate all'utente medio dei social, no? L'utente medio che si affaccia su Instagram, Facebook, che scarica le foto. Pensate quanto può non essere consapevole di queste dinamiche. No. E invece il copyright, ahimè, che ci piaccia o meno, è un close by default, quindi scatta, c'è sempre, ce l'abbiamo in mezzo ai piedi più o meno sempre, salvo poi adesso vedere quando si leva di torno, cioè si leva di torno in un modo radicale e definitivo quando l'opera cade in pubblico dominio, oppure diciamo che non si leva proprio di torno, ma si mette in secondo piano, possiamo dire. Si mette in secondo piano rispetto ad altri diritti che sono considerati più importanti, più urgenti, ok? E diciamo che l'ordinamento giuridico ha ritenuto più importanti da tutelare. E quindi vediamo che nel caso delle eccezione di libero utilizzo e libera utilizzazione, ci sono una serie di articoli, proprio una legge sul diritto d'autore, che sono quegli articoli 65 e seguenti, che stabiliscono quando un'opera può essere utilizzata e quindi mette in secondo piano il diritto d'autore.